In una parte d'Italia, San Marino, che appartiene di fatto a uno Stato indipendente, abbiamo proposto un piano regolatore discusso con i governanti dello Stato che parte da una messa in sicurezza di tutto il territorio. Abbiamo scoperto che circa il 15% del territorio è a rischio e abbiamo deciso di delocalizzare gli edifici, gli spazi pubblici e le infrastrutture che sono in qualche modo coinvolte nel rischio di frane e nel rischio di alluvioni. Io credo che questo potrebbe essere una scelta fondamentale per tutta la pianificazione italiana. Noi abbiamo più del 90% dei comuni in area a rischio e credo che dovremmo immaginare nel futuro che ogni piano urbanistico, ogni piano territoriale abbia come premessa indispensabile uno studio dei rischi idrogeologici. Questa è una delle ragioni per venire a Mantova, dove il 28 novembre, insieme alla FAO e insieme al Politecnico, 91 paesi da tutto il mondo discuteranno di come le politiche di forestazione possono migliorare e mettere in sicurezza territori fragili.